Ciao. Allora, non sappiamo bene cosa dire nemmeno noi. Questo video è un po' particolare, decisamente diverso dal solito, in cui diciamo che vi andiamo a parlare di un argomento che ci sta abbastanza a cuore, comunque che ci interessa, altrimenti non ve ne parleremo, e ovviamente che riguarda il canale. Non so come avremmo intitolato il video, però essenzialmente in questo video vogliamo parlare del rapporto che abbiamo con voi. Per quale motivo? Perché ormai siamo quasi a 2000 iscritti, quindi comunque abbiamo 2000 persone che ci seguono e non sono per niente poche dal nostro punto di vista, ovviamente. Non dal Anzi, punto di spesso vista di... facciamo degli esempi, immaginati 2000 persone, sì, in questa piazza o del genere. Che c'è tutto... Mi metteva ansia già quando erano 100, 150, e insomma sono numeri che comunque sono tanti. Per noi possono sembrare tanti, ovviamente poi arriva Ciccio Gamer, vincono un sacco di milioni, che cazzo. Per noi appunto questo numero è alto, immaginatevi appunto 2000 persone davanti a voi, comunque sono parecchie. E appunto quello che vogliamo cercare di fare è migliorare il rapporto che abbiamo con voi. Cosa significa? Che secondo me, secondo il mio parere personale, non è un giudizio, non è niente, ci sono due livelli di rapporto con gli iscritti che per comodità chiamiamo fidelizzazione, ma che in realtà non è proprio esatto come termine, ma per comodità la chiamiamo così. Quindi secondo me questi due tipi di fidelizzazione sono essenzialmente quelli dei canali, per esempio come... che fanno principalmente guide, quindi che per il mio parere, visto esternamente, diciamo che il rapporto con gli iscritti è più che altro un rapporto di utilità, nel senso che io vado sul canale, mi vado a vedere la guida, magari ovviamente, che ne so, preferisco vederla da piuttosto che da perché, non lo so, mi sta simpatico, perché penso che le faccia meglio. E appunto, quindi penso che questo tipo di rapporto sia, non prettamente, però maggiormente di utilità. Mentre invece canali come per esempio Luga, Leo, comunque insomma canali normali che magari puntano anche un po' sul divertimento più che sulla precisione delle recensioni delle armi o insomma dei video, hanno secondo me un tasso di fidelizzazione molto più alto, e che è quello a cui penso ambiamo comunque. Che poi non pensate alla parola tasso di fidelizzazione come qualcosa di... Che ne so, tipo il numero di mi piace, certo, di cose, di iscritti nuovi, del genere. Sono più dei valori, diciamo, delle cose che secondo noi fanno capire che c'è un certo pubblico che ci tiene a vedere dei certi contenuti da una persona perché li diverte, gli piace e insomma gli trasmette qualcosa che gli fa piacere guardare. E quindi di conseguenza si ritrova un po' più coinvolto nel percorso di questo canale, di questa persona. E quindi c'è un rapporto anche migliore, quasi come fossero addirittura amici, cioè nel senso ovviamente a distanza e in maniera diversa, però c'è comunque un rapporto di amicizia. Essenzialmente pensiamo di trovarci un po' nel mezzo tra questi due livelli e comunque di avere una buona fetta di pubblico con cui abbiamo un buon rapporto, però anche magari persone che, non lo so, ci seguono solamente perché vogliono vedere la recensione di X arma, perché X arma l'hanno trovata e vogliono sapere se sia forte o meno, e si vanno a vedere il video. Quindi appunto quello che vogliamo cercare di fare in questo periodo e anche con lo speciale che uscirà per i 2000 iscritti, che penso uscirà tra un mesetto forse, non so, sì, cercare di coinvolgere più la nostra persona, diciamo, nel canale, all'interno del canale, in modo da aumentare il rapporto che abbiamo con noi, da rafforzare questo rapporto. Un esempio penso lampante è quello delle live. Le live noi ragazzi non è che le facciamo perché ci portano più soldi, più iscritti o chissà che. Le live alla fine sono un metodo per chiacchierare insieme a voi, perché penso che la live migliore sia in cui chiacchieriamo tanto, cioè, no? Beh sì, soprattutto perché le live sono un momento in cui noi siamo là, voi siete là, non dovete aspettare, esatto, la risposta al commento, il cuoricino, perché volete, ci dite qualcosa, noi rispondiamo subito, vi rispondiamo direttamente, e quindi è dialogo. È un rapporto dialogo anche più diretto, perché non c'è, diciamo, lo stacco professionale del video, che ne so, cose simili. Quindi appunto le live noi ragazzi le intendiamo come un momento di dialogo con voi, in cui chiacchieriamo, diciamo, quello che ci pare, diciamo, cazzate, diciamo, cose serie, insomma, ci piace chiacchierare durante le live. Oppure se volete anche magari scriverci in privato su Instagram, su Facebook, noi rispondiamo sempre, sempre chi, certo, chi lo sa, chi ha scritto lo sa. Quindi appunto diciamo che la disponibilità da parte nostra c'è. Stiamo cercando anche di coinvolgerci un attimino di più all'interno del canale e
appunto per cercare di migliorare questo rapporto. Quindi magari un invito che vi possiamo dare è quello che di fare magari un piccolo sforzo durante il live. Se non, non vi piace, magari non vi, vi state proprio divertendo a guardarti giocare, se vi annoiate, esatto, anche. Se vi annoiate davanti alle nostre live, entrate, guardate la live. Se state lì, aspettate, vi annoiate, scrivete un commento, scrivete una domanda, un argomento, parliamo. Proponete, noi chiacchieriamo ragazzi durante la live, magari se stiamo giocando in crogiolo nel momento della partita dobbiamo un attimo giocare, ma tra una partita e l'altra chiacchieriamo il più possibile, che è un po' quello che è successo anche nella live che abbiamo fatto con tutti gli altri canali, in cui abbiamo chiacchierato del, del più del meno, del, del crogiolo, dell'espansione, insomma. Chiacchierare. Inoltre a partire da Black Armory, quindi il DLC che esce a dicembre, proveremo a creare un nostro clan, il clan di Just Played Fortissimo, non perché il clan dove ci troviamo adesso non ci piaccia, anzi è un clan fantastico, tanto che vogliamo sempre per questa cosa tra noi e voi provare, abbiamo avuto già molte sollecitazioni per creare, per la creazione di un clan nostro. Che a proposito abbiamo comunicato su Instagram, vi abbiamo chiesto se l'idea vi sarebbe piaciuta e appunto avete risposto di sì. Appunto già molta gente sarebbe felice di entrare, di aderire al clan. E quindi provvederemo alla creazione di questo clan a partire quindi da dicembre. Ripeto, non perché il clan in cui ci troviamo adesso non sia un ottimo clan, perché è veramente un buon clan, soltanto che ci va di provare a fare questa cosa. Poi chissà, magari è un flop atroce. Poi magari faremo anche un video incentrato, però sì, sicuro. Ovviamente non sarà un clan semplicemente il clan di The Chesspate, entriamo così siamo figli che entriamo nel clan di The Chesspate, ma cioè, comunque deve essere un clan, cioè nel clan. Senso ci deve essere disponibilità, si gioca insieme, si fanno attività insieme, è un clan normale, è un clan normale. E poi a livello di apprezzamento dei video, se vedete che il video vi piace, anche se non, cioè non è una cosa che dovete fare per forza, perché noi non abbiamo mai chiesto like, mai fatto cose del genere, perché in fondo non è che il like ci porta, che so, soldi o robe del genere, capito? Voi se vedete il video vi piace, se volete anche far felici noi, non lo so, mettete, lasciate questo like, perché soprattutto anche a questo video che verrà visto da pochissime persone rispetto al solito, perché neanche 300 persone lo vedono. Se concordate con noi in quello che stiamo dicendo, in quello che cerchiamo adesso di trasmettervi, lasciate un mi piace. Se non vi è piaciuto, lasciate un non mi piace, perché come, così come ci sono pochi, ma neanche tanto pochi mi piace, ci sono anche pochi non mi piace e sono felice. Però sono anche quelli un indice di apprezzamento negativo, ma è comunque un indice di apprezzamento che ci può aiutare a capire cosa magari piace e cosa non piace. Se una cosa non piace si evita di portarla, perché se non piace a voi poi a noi diventa magari una fatica farla, tanto sappiamo che non piace e quindi è inutile portarla. Alla fine i like e dislike sono un indice di apprezzamento che servono a noi per capire se il video è piaciuto, nel senso non è che dovete lasciare like per forza, anche perché diventa inutile. Cioè se un video non vi piace, lasciate like per forza, noi continuiamo a portarlo e continua a non piacervi, non ha senso. Invece una cosa che apprezzo molto e che alcuni iniziano anche a fare sono le critiche costruttive nei commenti, nel senso, per esempio in un video di recensione mi dici beh sì, hai fatto una buona recensione, però effettivamente sotto questo aspetto sei un po' carente. Per esempio il fatto che io parlo molto veloce, io mi sforzo di parlare un po' più lento e in molti mi dice questa cosa, quindi io cerco di sforzarmi di parlare più lento e è una critica che comunque mi avete fatto voi, che posso capire perché io parlo molto veloce effettivamente. E quindi niente, quindi essenzialmente questo video non so quanto sarà durato, siamo a 11 minuti di registrazione. Cerchiamo di coinvolgervi un attimino più all'interno del canale, anche il fatto di seguirci su Instagram e su Facebook, tra l'altro non l'abbiamo detto ma abbiamo aperto un canale Telegram, quindi se vi iscrivete al canale Telegram potete ricevere direttamente tutte le notizie, tutte le news, che so, magari stasera andiamo in live, esatto, sapetelo, se volete partecipare iscriveteci su Instagram, perché è un canale quindi non potete risponderci direttamente, però magari avete la possibilità, che ne so, di prenotarvi se volete partecipare, esattamente, in modo tale che appunto riuscite ad avere un coinvolgimento maggiore anche su Instagram, perché su Instagram vi coinvolgiamo veramente tanto, cioè penso che siamo un canale comunque coinvolge tanto su Instagram, facciamo un sacco di sondaggi, domande, volete la live, volete questo video, vi piace questo argomento, volete partecipare, sì, ovvio, ci piace molto fare live insieme a voi, proprio direttamente giocare insieme a voi, quindi appunto seguiteci sui social, che è un metodo essenzialmente per avere un
dialogo, un rapporto diretto insieme a voi e di influire anche sulle scelte che facciamo sul, sì, appunto riguardo al canale, perché come ho già detto facciamo molti sondaggi e ci piace molto ascoltare la vostra opinione. Quindi essenzialmente niente, questo piccolo sforzo l'ho fatto sia da parte vostra che da parte nostra e io direi che innanzitutto ringrazio tutti quanti quelli che sono arrivati a questo punto del video, perché posso capire che non è proprio facile ascoltare una cosa del genere. Io lo so. E sì, beh, e detto questo ci vediamo alla prossima, ciao! Io sono Gaul per la tua luce è mia.